E domani la giornata internazionale proclamata dall'ONU per difendere la libertà di informazione. In Consiglio regionale a Torino si è discusso del linguaggio dei giornalisti, della responsabilità di raccontare la verità e su come sia cambiato il modo di raccontare i fatti. C'era per noi Federica Burbatti. Arrestati, minacciati, a volte anche uccisi in Turchia, in Gambia, in Siria, in Egitto, in tutto il mondo. Giulio Regeni, l'italiano morto dopo atroci torture al Cairo, era un giovane studioso che scriveva articoli per i giornali, l'ultimo impietoso esempio di libertà di informazione soffocata. Domani si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale per la libertà di informazione istituita dall'ONU 20 anni fa. Oggi, come non mai, assume un significato ancora più denso. Nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris a Torino, un convegno ne ha anticipato le tematiche, ponendo l'attenzione anche su un altro aspetto, il ruolo fondamentale del giornalista di oggi, diviso tra mille realtà, tra web, carta stampata e TV, che pongono l'informazione come un enorme contenitore. Come è cambiato il linguaggio ed il modo di fare giornalismo in una società sempre più complessa? Il giornalismo stesso, che in qualche misura si sta confrontando con la propria agonia. Abbiamo sempre fretta, non abbiamo tempo, tutto è veloce. E questo percorso che comporta tempo, necessità di scandaglio, consapevolezza, spesso viene messo a margine. C'è una grande confusione tra informazione e disinformazione, tra chi può fare informazione perché è un professionista dell'informazione e chi è un dilettante o chi addirittura è un qualsiasi cittadino che contribuisce all'informazione con i propri mezzi. In questa galassia in cui c'è, ripeto, moltissimo rumore che stordisce la società, il compito del giornalista è quello di fare chiarezza, è quello di essere sempre più e sempre meglio la persona che garantisce se quella notizia è vera e se quell'altra invece è falsa.